tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia primaverile estiva che io ho deciso di chiamare solare. Per poterla realizzare ho infatti utilizzato il filato solare, questo qui ve lo faccio vedere, che è il nuovo filato estivo della Mondial. Al suo interno ha anche il lametto tono su tono, il bianco non si vede che sbrilluccica, ma il Tiffany si vede e mi piace tantissimo. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 190 metri, e io vi dico già che per realizzare questa maglia, che è una taglia S ma come potete vedere mi va larga, ho utilizzato un gomitolo del colore Tiffany, due gomitoli del colore bianco. Naturalmente potete fare la maglia anche di un unico colore. Per le taglie più grandi, quindi M e L e XL, vi consiglio due gomitoli per poter fare le maniche, due gomitoli se siete taglia M per il corpo, tre gomitoli se siete una taglia L o XL. Voglio farvi vedere anche altri tipi di accostamento colori che potete fare. Potete unire il bianco a uno di questi colori o usare il fucsia e il lilla, oppure scusate il viola, oppure usare anche il blu e il fucsia insieme, che trovo fantastico come abbinamento colori. Quindi vi potete sbizzarrire, anche il Tiffany con il viola non sarebbe male. Quindi, come vi ho detto, questo è quantitativo e come uncinetto io ho usato sempre solo l'uncinetto del numero 4,5. La lavorazione è semplicissima, la conoscete già perché è una delle lavorazioni che mi piace di più, ossia la lavorazione a T. Andiamo a creare i rettangoli che servono per poter creare la parte superiore della manica e poi andiamo a creare la parte inferiore, ossia questa, il corpo della manica. E io ho usato due motivi diversi, uno più forato per la parte di sopra, uno più compatto per la parte di sotto. Inoltre le maniche non sono andata a cucirle del tutto, ma come potete vedere ho lasciato qui uno spacco per rendere questa maglia appunto perfetta anche per l'estate. Detto ciò, naturalmente potete trasformarla anche in un vestito, quindi farlo più lungo, o potete cucire tranquillamente tutte le maniche, quindi non vi preoccupate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato solare della Mondial, è un nuovo arrivo, è un cotone un po' spesso, quindi è perfetto appunto per queste creazioni primaverili e di inizio estate o fine estate o anche durante l'estate quando sono quelle giornate più uggiose, più fredde, soprattutto per chi abita in campagna o in montagna. Comunque io utilizzerò il colore Tiffany per realizzare la parte di sopra, ossia i due rettangoli, perché come potete aver visto dall'inizio del video la maglia è a forma di T, ossia si fanno prima i due rettangoli che corrispondono alla lunghezza delle maniche e poi si va a fare il corpo, e per il corpo utilizzerò il colore bianco. Voi potete mischiare i colori, potreste fare anche bianco e fucsia, bianco e lilla, oppure fare anche Tiffany lilla, quindi nel sito trovate anche un altro colore, quindi potete sbizzarrirvi a fare la combinazione colore che più vi piace o comunque usare un unico colore. Ora, per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho detto andremo a realizzare due rettangoli, uno per la parte dietro, uno per la parte avanti. La parte avanti, mi raccomando, montate almeno due motivi in più rispetto a quello dietro. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2 a cui va aggiunta una catenella. Ora io per la lavorazione dietro monterò 129 catenelle, per quella avanti 133. Se siete una taglia diversa dalla mia o siete la mia stessa taglia ma volete le maniche più lunghe, andate a montare più catenelle. Dipende sempre dove volete che vi arrivino le maniche, se le volete che vi arrivino al gomito, se volete che vi arrivino al polso, quindi andate a misurare l'ampiezza quindi delle vostre braccia compreso le spalle. Taglia M comunque io direi, rispetto alle mie 129 catenelle, di andare a montare un 4 motivi in più e quindi poi ulteriori 2 per la parte avanti, mentre per una taglia L o XL montate 8 motivi in più rispetto a me per la parte dietro e quindi rispetto a quello che avete montato 2 motivi in più per la parte avanti. Detto ciò, per quanto riguarda la lavorazione io lavorerò con un 104,5 e vi ricordo le catenelle servono per la lunghezza, la lavorazione va in altezza, quindi l'altezza del rettangolo deve corrispondere alla vostra altezza, cioè alla vostra scalfi. Io dovrò arrivare a circa 15 cm, 16 cm, devo vedere un po', naturalmente mi misurerò i due rettangoli per vedere di aver fatto la misura giusta. Andiamo quindi a fare il nostro giro. I giri che in realtà faremo saranno due, sono semplicissimi, e iniziamo dal primo. Allora andiamo a fare 2 catenelle che sono la prima maglia alta, ok?
catenella di separazione, salto 2 catenelle di base. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. Entro nella terza, scusate, sposto un po' così ti vedete meglio, e vado a fare una maglia alta. Catenella, salto una catenella, entro una successiva maglia alta. Catenella, salto una catenella, entro nella successiva, di nuovo maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro. Catenella, salto una catenella, vado nella successiva maglia alta. Catenella, salto una catenella e maglia alta. Termino il giro andando a fare una maglia alta nell'ultima catenella, quindi si salta una catenella e si entra nell'ultima. Quindi primo giro semplicissimo. Secondo giro ancora più semplice, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nel primo archetto e vado a fare una maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella, vado nell'archetto successivo, maglia alta. Catenella, vado nell'archetto successivo, maglia alta. Catenella, vado nell'archetto successivo, maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro. Vado a terminare il giro facendo catenella, entro nell'ultimo archetto una maglia alta, entro nella terza catenella che qui avevo la mia prima maglia alta, vedete, una di base, una, due, tre, e vado a fare la maglia alta. E poi si ricomincia quindi dal primo giro, quindi si gira la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle, la catenella di separazione, vado nell'archetto maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. E si continua così, quindi, a fare questi due giri che sono semplicissimi. Io naturalmente vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare e poi, come vi ho detto, andrò a fare prima la parte dietro e poi la parte avanti, poi vedrò, vi farò vedere come mettere i marcapunti e come fare poi la parte di sotto. Vi dico anche che oltre a cambiare colore cambierò anche tipo di lavorazione. Ho terminato il primo rettangolo, ho ripetuto i due giri per 4 volte, quindi 1, 2, 3 e 4, e poi sono andata a ripetere di nuovo il primo giro. Così io ho un'altezza di circa 14,5 cm, che per me vanno benissimo. Mi raccomando, per le taglie più grandi fate almeno per una taglia M, ripetete i due giri per almeno 6 volte, 8 volte per la taglia L, e quindi ancora 2 volte in più per una taglia XL. Comunque ricordatevi che l'altezza del vostro rettangolo deve corrispondere comunque ai vostri scalfi. Detto ciò, io adesso andrò a fare anche il secondo rettangolo, nel quale vi ricordo che andrò a lavorare mettendo 2 motivi in più rispetto alla parte dietro. Ho terminato i due rettangoli e come vi ho detto, io per la parte avanti ho messo 4 catenelle in più per avere 2 maglie in più. A questo punto si vanno a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti io ho deciso di contare le maglie alte sotto e ne ho lasciate libere 21, andando a mettere i marcapunti subito dopo la 21esima maglia, sia avanti che dietro. Stessa cosa da quest'altro lato, ho lasciato libere 21 maglie alte, ho messo il mio marcapunti e questa quindi è la parte larga. Vi dico anche già quanto viene: sono circa 37 cm, quindi per me va più che bene come larghezza. Mi raccomando però, per le taglie più grandi o chi è taglia S ma più seno di me, lasciate meno maglie alte meno libere. Quindi io ne ho fatte 21, per una taglia S ma con più seno lasciatene 20, per una taglia L e M invece lasciatene 18 libere, per una taglia L lasciatene 16 libere. Queste, se avete messo lo stesso numero di catenelle che ho messo anche io. Altra cosa, quando andate a mettere i marcapunti, mi raccomando, le catenelle iniziali di entrambi i rettangoli devono essere messi sopra. Adesso io cambierò colore, come sapete avevo deciso di farla bicolore, quindi passiamo a lavorare con il colore bianco. Io continuerò a lavorare con l'uncinetto del 4,5, ma mi raccomando, se voi avete bisogno di avere la lavorazione più morbida, potete andare a lavorare con l'uncinetto il numero 5. Mi aggancio qui dove ho il marcapunti e vado a fare il mio primo giro. Quindi vado, mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, che qui ho la mia prima maglia alta. A questo punto vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta,
una maglia alta in ogni archetto di una catenella e continuo così quindi per tutto il giro, maglia alta nella catenella, maglia alta sopra la maglia alta. Continuo ad arrivare però fino all'altro marca punti e vi faccio vedere come andare a realizzare di nuovo il passaggio dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al secondo marca punti, quindi prendo il filo, entro nell'archetto del davanti, esco nell'archetto del davanti e vado a fare la mia maglia alta e poi continuo di nuovo maglia alta nella maglia alta nell'archetto di una catenella. Vi farò vedere come terminare il giro e come poi iniziare il secondo giro e ripetere Ok, quindi termino il mio primo giro entrando poi nella terza catenella e andando a fare una maglia bassissima e posso andare quindi a togliere il mio marca punti. Andiamo a fare il secondo giro che è semplicissimo perché andiamo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, entrate bene nella maglia alta sottostante non solo nei due fili ma in tutti e tre, perché questo vi consente di mantenere la lavorazione dritta e quindi non avere il giro dell'inizio e il fine giro che vanno in verticale, in orizzontale, scusatemi, che si va a fare in obliquo. Quindi possiamo continuare a lavorare in questa maniera. Io lavorerò questi due giri, quindi alternerò giro di maglie alte e giro di maglie basse fin sotto al seno. Poi devo decidere se cambiare tipo di lavorazione e tornare a lavorare con quello con cui ho lavorato la parte di sopra, o lavorare tutta il corpo della maglia con questa lavorazione e poi passare a lavorare magari soltanto il bordino finale con la lavorazione sopra. Or dunque, allora ho fatto tutto il corpo della maglia, alla fine non sono andata a cambiare tipo di lavorazione, ho deciso di fare la lavorazione uguale, quindi sempre giro di maglie alta alternato a giro di maglie basse. Ho fatto questi due giri 22 volte e ho terminato con un giro di maglie alte. Poi sono andata a cucire le maniche. Per cucire le maniche, questa è una maglia estiva e comunque quindi estiva primaverile, quindi ho deciso comunque di andare a cucire in maniera diversa da come facciamo solitamente. Sotto ho cucito naturalmente dall'esterno fino al marcapunti, ma sopra, come potete vedere, ho cucito per creare una sorta di spacco sulla manica e sono andata a cucire per 11 centimetri, ho lasciato 17 centimetri scoperti e poi sono andata a cucire per 2 centimetri. 2 centimetri sarebbero due maglie alte. Mi raccomando, per le taglie più grandi rispetto alla mia, tenete presente che di mettere una marca punti per il vostro scollo. Il mio scollo, ve lo dico già, misura circa 27 centimetri. Ora per una taglia M io direi di arrivare almeno a 29 centimetri, 31 centimetri di taglia L, 33 centimetri di taglia XL. Quindi da lì mettete i marca punti. Provate la vostra maglia e mettete anche un marca qua, 11 centimetri va bene per tutte, mettete quindi anche l'altro marca punti, provatela. Se non vi stringe il collo, allora andate a lavorare qui, quindi lavorate gli 11 centimetri, 17 scoperti e poi andate a cucire per 2 centimetri. Questo è per dirvi un po'. Naturalmente se qui non avete, perché io dalla cucitura qui ho un totale di 30 centimetri, fate in maniera diversa. Diciamo soltanto che dovete fare in modo, comunque, per essere un po' più chiari, che lo spacco della manica sia comunque più largo rispetto ai centimetri qui che andate a cucire. Quindi io qua ne ho fatti 11, qua 17, quindi basatevi un po' su questo. L'apertura deve essere più grande rispetto a quando andate a cucire qui. Naturalmente se volete l'apertura come la mia, se la volete più piccola cucite di più, se non la volete proprio per nulla andate a cucire l'intera manica. Detto ciò, quindi anche questa maglia è terminata.